Cusano, allora un seggio scippato contro la volontà popolare? Guarda, io ho indetto questa conferenza stampa stamattina perché volevo fare il punto sia per quanto riguarda il risultato regionale, ma soprattutto per quello che si è verificato in questa settimana, la questione del consigliere dell'NCD. Beh, devo dire, partendo appunto da questo ship che c'è stato, che è una cosa che non riesco a pensarci. Anche perché vorrei ritornare un attimino indietro, un anno fa, quando naturalmente abbiamo affrontato l'elezione. Cioè, fare un'elezione amministrativa e naturalmente avendo un avversario, candidato sindaco con due simboli, cioè con il simbolo del PD e con il simbolo del Partito Socialista, e beh, due simboli con un candidato sindaco che non riescono a prendere il quoziente a primo turno, solo per un apparentamento, che l'apparentamento il candidato sindaco della nostra coalizione non certo l'ha fatto con il candidato sindaco del Partito Democratico e del Partito Socialista, è un apparentamento fatto con il partito, non con il candidato sindaco. A distanza di un anno il Consiglio di Stato dà ragione a questo soggetto per un'interpretazione della legge. Questo è un fatto gravissimo. Cioè, questo sta a significare che questo magistrato ha violato il voto popolare, ha violato la democrazia. E su questo io annuncio subito che scriverò al Presidente della Repubblica. Perché, guarda, la cosa più strana che ho potuto constatare in questi giorni è stato proprio, come dire, le affermazioni fatte dal soggetto avvocato, nonché il coordinatore del Partito Socialista. Cioè, uno che è il coordinatore di un partito, che si attiva così tanto, addirittura di portare avanti la procedura di andare in Consiglio di Stato. Non è bastato andare al TAR, ma andare al Consiglio di Stato. È lo stesso soggetto che si preoccupa di venire da Ariano e di bacchettare il presidente della prima commissione, il giudice NCL, nonché il TAR, il Tribunale Regionale. Questo è un fatto gravissimo, appartiene solo a quella categoria. E la cosa è la rabbia che ti viene, perché ti viene la rabbia, che non è possibile che i cittadini di questa città hanno bocciato questa lista, l'hanno bocciata completamente, perché due partite messe insieme non hanno raggiunto il quoziente al primo turno. Hanno preso 100 voti in meno del nostro partito, dell'NCD. Ecco perché c'hanno ragione i cittadini. Ecco perché i cittadini si allontanano sempre di più dalla politica, basta vedere l'ultimo risultato. Cioè, se non contano più i numeri, ma di che cosa vogliamo parlare? Per non dire altro dei soggetti, mi limito, credo che non merda nemmeno di essere nominato. Ormai Caso e compagni li hanno voltato le spalle, anche alle regionali, qual è il commento? Ma le regionali è un'altra storia. Le regionali, la responsabilità sta tutta nel centrodestra. Le regionali hanno, come dire, io ho dato una lettura completamente diversa. Noi abbiamo perso l'elezione regionale prima di tutto per aver, come dire, preso la leggera quel momento del distacco della divisione con l'UDC di De Mita. Lì abbiamo la responsabilità di tutto, in primis ce l'ha il mio partito, ce l'ha il mio partito perché non poteva, come dire, difendere ad Avellino Foglia e a Napoli Sommese. Due posizioni che hanno portato De Mita naturalmente a decidere negli ultimi 48 ore di andarsene a sinistra. E poi l'altro dato importante, perché nel centrodestra è un periodo che non c'è leadership, ognuno pensa di rappresentare un partito, ogni candidato, ognuno che copre una carica pensa di essere lui il leader. Io credo che è arrivato il momento di accorciarci le maniche e di metterci al lavoro, perché sennò altrimenti noi continuiamo a girare intorno a quel voto che è lo stesso voto e che ce lo dividiamo in 10, in 7, in 15. Questa divisione anche dei vari partiti ha portato anche questo, cioè ha mancato la concentrazione del voto e ha mancato anche, come dire, il messaggio chiaro che il centrodestra ha voluto dare.
A me dispiace tantissimo, dispiace soprattutto per Stefano Caldoro, che ha dimostrato ancora una volta di essere un tignoro perché poteva affrontare una campagna elettorale diversamente, utilizzando il potere che lui aveva, che lui ha avuto facendo il presidente della Regione Campania. Ha dimostrato di essere una persona seria per come ha governato in questi 5 anni, lo sta dimostrando ancora tuttora. Io credo. Non voglio fare polemica perché credo che non serva a nessuno, anche perché chi mi conosce sa che la mia politica appartiene solo ad un lato, non certo ai politici e non certo ai partiti. La mia politica appartiene al territorio, appartiene alla gente. È la cosa che mi dispiace, è l'unica cosa che mi dispiace, che oggi questo territorio è veramente sguarnito di rappresentanza. Si trova ancora a suo agio il nuovo centrodestra oppure guarda all'ex Forza Italia? Io non guardo. Io in questo momento credo che qualche errore l'ho commesso. Non l'ho commesso certo per motivi personali, l'ho fatto sempre pensando naturalmente a rappresentare meglio un territorio. Credo che qualche errore, come dicevo prima, l'ho fatto, ma l'ho fatto perché nel 2010, quando è stato, come dire, per me un grande momento, il partito naturalmente non mi ha, come dire, non mi ha sopportato. Cioè 5 anni fuori dalla regione ha comportato un sacco di disastro, soprattutto partendo da Ariano, la Valle dell'Ufide, l'Alta Irpinia. 5 anni stare fuori da ogni decisione, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Mi dispiace solo per coloro che ci hanno rappresentati in questi 5 anni, ma nonostante ciò è arrivato anche il momento per loro, come vede. Non sono il solo a dire oggi che 5 anni questa provincia non è stata governata male. La dimostrazione è che il risultato di questa tornata elettorale parla da solo. Allora io oggi guardo attentamente a quella che sarà l'evoluzione futura, a quella che sarà un'evoluzione soprattutto di un centrodestra, ma che sia un centrodestra puro, un centrodestra che si mette insieme, un centrodestra che si basa e cresce e si costruisce su un programma, un centrodestra che vuole naturalmente riscattare quell'orgoglio che ha governato 20 anni in questi ultimi anni. E io su questo, diciamo, e a questo sto aspettando. Verificherò giorno dopo giorno, avrò, come dire, ho il contatto diretto con la mia amica Nunzia De Girolmi. Con lei mi confronto tutti i giorni, aspetteremo a capire bene, perché questa volta non voglio non sbagliare, questa volta voglio, come dire, mirare ad un qualcosa che può e deve rappresentare questo territorio. L'errore, sì, l'errore allora è relativo all'accordo l'anno scorso con Caso? Questo non è stato un errore. Quello dell'anno scorso è stato un qualcosa che, come dire, chi cerca di non mentire, di portare avanti un suo progetto, ma soprattutto di essere cosciente e ideale, rispettoso nei confronti dei cittadini, noi l'anno scorso abbiamo scelto di presentare una coalizione, una seconda coalizione di centrodestra, e poi così non è andato. Caso ha pensato di fare una cosa diversa. Diciamo anche questo, che poi naturalmente è comportato anche il resto. Ma io sono talmente sereno, anche perché sono abituato a fare politica anche senza avere ruoli, perché la politica si può fare in tanti modi. Questo paese non merita di essere, come dire, di abbandonare tutto e tutti e andarsene. Questo paese merita naturalmente di fare battaglia. Io sono pronto da oggi, o meglio da ieri, da dopo il voto di questa tornata elettorale, sono pronto a scendere in campo insieme ai cittadini. Non mancherà quella che è stata la mia storia, e chi mi conosce sa che io ci credo e ci tengo a questo paese, ma soprattutto ci tengo ai tanti giovani, alle tante famiglie che in questo momento vivono un momento di grande difficoltà. Dottoressa, cosa dirà ai suoi elettori dopo che le è stato scippato il seggio? Vede, questa è una situazione un po' imbarazzante, ma sicuramente è una situazione che fa crescere tanto in politica.
La mia prima discesa in politica mi aveva visto consigliere, insomma, quindi mi dava una responsabilità e me la dà tuttora verso i miei elettori e verso tutta la cittadinanza arianese. Tant'è vero che io ho cercato di fare un'opposizione molto oculata, nel senso che a volte mi vedevano anche partecipe con la maggioranza, ma era semplicemente perché i problemi, le problematiche che venivano affrontate in quel momento erano problematiche del territorio, che riguardavano la cittadinanza, per cui mi trovavano a favore anche se ero minoranza, per cui era un punto di vista, diciamo, molto obiettivo e molto sincero. Ora, cosa dovrò dire ai miei elettori? I miei elettori non hanno bisogno di una risposta da parte mia, perché è sotto gli occhi di tutti la lettura di questa situazione. Io, come lei ha detto, praticamente è un vero e proprio scippo, in quanto la giustizia, e faccio un inciso, in tutte le aule di tribunale c'è scritto la giustizia è uguale per tutti, ma io mi sento di aggiungere: se la giustizia è uguale per tutti, riferito ai cittadini, dovrebbe essere uguale per tutti anche l'interpretazione di questa giustizia, perché un giudice che emette una sentenza semplicemente interpretativa, quindi vuol dire a propria discrezione, nella giustizia non dovrebbe esistere l'interpretazione, perché l'interpretazione è soggettiva. Nella giustizia deve esistere la preparazione, cioè aver studiato, aver capito all'univoco praticamente quello che è il senso di quella legge. E quindi, se ci sono dei dati in cui dei giudici emettono delle sentenze in un verso, non è poi accettabile che in ultima battuta ci siano degli altri giudici che sconvolgono tutto quello che è accaduto prima e soprattutto che è stato emesso da loro colleghi. Quindi, insomma, sembra che non siano molto d'accordo già tra di loro. Quindi questa giustizia, vede, faccio un altro inciso che mi piace molto, perché noi abbiamo cambiato partito, io ho seguito mio marito, lo sapete tutti, col Nuovo Centrodestra, ma stavamo in Forza Italia. Abbiamo giudicato Berlusconi in tante cose e sicuramente ha sbagliato in molti percorsi, ma in questo momento devo ammettere che uno degli uomini più potenti della terra, che poteva permettersi tutto quello che e può permettersi tutto quello che praticamente desidera, accanirsi così tanto verso i giudici e verso una riforma della giustizia, beh, evidentemente qualcosa ce lo dobbiamo chiedere pure noi. Forse aveva ragione, forse ha ragione, perché evidentemente la professione di un giudice è quella di essere super parte, e in questo momento non sembra che la giustizia sia super parte, ma emette dei giudizi molto personalistici. Quindi mi auguro, questo lo dico soprattutto per quanto riguarda la vita dei cittadini, perché il fatto politico può lasciare un po' il tempo che trova, mentre trovarsi nelle condizioni di essere giudicati nella vita per delle attività personali, per un futuro della propria vita, da giudici che emettono delle sentenze con, direi, tra virgolette, superficialità, dando molto adito al concetto dell'interpretazione, beh, insomma, a questo punto decidere degli altri in modo così superficiale mi sembra una cosa che non si addice assolutamente alla giustizia. Quindi, come diceva mio marito, noi ci appelleremo, ma giusto per un fatto di essere più convinti e più sicuri che la nostra giustizia funzioni, ci appelleremo al Presidente della Repubblica, che è il soggetto super partes qui nella nostra nazione, come dovrebbero essere tutti i giudici, e quindi per sapere se il percorso giusto è stato quello emesso dalle due sentenze precedenti oppure quella emessa dal Consiglio di Stato in ultima battuta.